Salutate l'ardore, il braccio che vola, il vento, la passione. Disobbedite alla vita e alla morte, a voi stessi e agli altri. Sia febbrile la vostra giornata, non sia mai opportunista, sia chiara nell'impeto, bella e nervosa come una mattina d'aprile. Io aspetto il vostro aprile. Siate pieni di ebbrezza, di furore. Date gloria al mondo che c'è fuori. E non vi servono nascondigli, ma comunità dove trovarvi. Portate il mondo sul palmo della mano. Andate sull'orlo, dietro le montagne, su una spiaggia rovinata. Nessuno può fermare il vostro incendio. Perché? Lo fermate voi. Perché? Siete in silenzio. Franco Arminio, lettera ai ribelli che verranno. Grazie a Gaia Nanni, bentrovati. Grazie e a voi. Grazie anche a Irene Grandi e al presidente Eugenio Giani che ci raggiungono. Qui siamo sul palco della compagnia. Ringrazio per iniziare il teatro della compagnia e ringrazio la Fondazione Sistema Toscana che ha fatto in queste settimane alle nostre spalle un lavoro straordinario per cercare di organizzare comunque questi eventi anche in questo momento che sappiamo tutti essere molto complesso e difficile. Libertà di espressione e creatività giovanile, il presidente della regione consegnerà tra poco il premio del premio FSE del Fondo Sociale Europeo Giovani Sì del Rock Contest. Il Rock Contest è il contest probabilmente più antico e autorevole che riguarda la musica indipendente italiana, ha superato i 30 anni e tra i vari premi anche un premio del Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, la regione toscana, per sostenere appunto la creatività giovanile. Bellissima la lettura iniziale, proprio per parlare di giovani, per parlare degli Anders, il gruppo che ha vinto questo premio, 3.000 euro non in denaro ma per produrre musica, quindi in produzione. E naturalmente Franco Arminio ci aiuta a capire che siamo dentro un tema estremamente complesso, estremamente complicato, un tema di cui si parla tanto ma è difficile poi praticare, no? Gli Anders parlano di questo giovane a Hong Kong e questo è molto eroico, ma noi in questi mesi abbiamo vissuto anche tanta conflittualità generazionale per i motivi della malattia, del vaccino, è stata una spaccatura che dovremo trovare il modo di ricucire. Però tu che pensi, Gaia, di questa creatività giovanile? È un tema, come dire, di cui parliamo però molto spesso, come dire, ci rendiamo conto che abbiamo forse un po' paura di quello che i giovani ci possono dire, no? Mi è successa giusto una cosa ieri in uno dei grandi palcoscenici al momento aperti ad orario vincolato che sono i bar e che vorrei raccontarvi. Bancone, barista, entra questo signore molto molto anziano, un abitué. Ettore, allora ti faccio il solito? Senti, vai pure in saletta, fra l'altro stamattina non sei neanche solo, Ettore, perché c'è un gruppo di giovani. Ettore si prende una grossissima pausa, poi dice a metà proprio così, voce. E ci sono anche loro. Riferito ai giovani. Questa è la fotografia. Ora io vorrei dire a Ettore che secondo me in quella saletta, se c'è qualche giovane, si sta anche parecchio bene e forse Ettore potrebbe prenderci tutti in contropiede e diventare l'Ummarel, il pensionato, non dei cantieri, non della tranvia. Gianni, è importante spostarlo dalla tranvia, dal cantiere, dai lavori in corso e metterlo vicino alle vite in costruzione, a questi ragazzi. Uno dice, cosa vuoi fare da grande, no? Io vorrei vederle le vite in costruzione, vorrei capire che cosa sarà di questi cantieri in costruzione. I giovani danno noia, sì, è assolutamente vero, noi possiamo vedere il fallimento, potremmo rischiare di vederli eccellere laddove noi abbiamo fallito, però c'è una roba secondo me potente, che è quella di mettersi vicino a qualcosa che cresce. È una delle pochissime cose nel grandissimo giramento di scatole di questo lockdown, che avere vicino qualcosa che cresce aiuta, aiuta perché ci permette di poterci alzare la mattina, guardarsi allo specchio e dire ok dai, oggi non si tratta solo di me. Non si tratta solo della mia visione ombelicale, egoica, perché si tratta di loro. E allora sono contenta oggi di poter dire che non si tratta sempre solo di noi, si tratta di loro. L'unico motivo, come dire, di minor contentezza è non poter sentire applausi scroscianti come
siamo stati abituati qui alla compagnia. Irene, sono stati Irene Grandi, ma che grandi attrici e che grandi cantanti e musicisti abbiamo sul palco in questo incontro. Grazie anche a te per essere venuta a trovarci. È stato un periodo di grandi solitudini e le arti, la musica, lo spettacolo, i concerti invece per i giovani sono tutto, per la libertà di espressione dei giovani sono tutto. A volte davvero il concerto serve proprio a farci lavorare, no? Perché tante volte, no, nella creatività c'è sempre da migliorarsi, c'è sempre da cambiare qualcosa, c'è sempre da costruire, e quindi avere una data, un concerto, un appuntamento è molto importante per dare anche uno stop alla creatività. A un certo punto bisogna anche finirla questa canzone o questo progetto, e quindi naturalmente è come se ci mancasse un po' un punto di riferimento certe volte, non avendo delle opportunità di incontrare il pubblico, perché poi è per loro che noi si fa la musica, è per incontrarle, per comunicarla a qualcuno. E tra l'altro io credo che sia molto importante anche per il pubblico, perché bisogna anche vedere quello di aspetto che sembra poco, che sia stato poco coltivato anche dalle istituzioni, questa importanza anche per il pubblico di essere attento e entrare in empatia con un discorso artistico attraverso la presenza in un posto, in un teatro, in un luogo di concerti. Quindi sicuramente ci mancano tanto, sicuramente il livello di attenzione delle persone, dei giovani con tutta questa tecnologia si è un po' abbassato, e quindi dovrebbe essere proprio una scuola di nuovo tornare a teatro, tornare a vedere i concerti, perché lì ci sei lì presente con la mente e con il corpo, e è diverso che stare davanti a uno schermo completamente, come hanno poi raccontato nel loro bellissimo pezzo gli Anders, con un testo molto forte. E quindi credo che dovremmo proprio cercare in tutti i modi di recuperare questa riabituarsi a frequentare, sì, questi, infatti, posti. Non c'è dubbio, appena Presidente, si potrà. Certo, certamente, Presidente, la creatività giovanile ha una sua parte, come dire, che non si può governare, anzi che spesso è una parte anche che va contro il mondo degli adulti o delle istituzioni, eccetera, eccetera. Però c'è una parte importante invece che abbiamo imparato da un po' di anni che va sostenuta, e abbiamo imparato a sostenerla. No, la Regione Toscana cosa ha fatto, cosa intende fare per sostenere la creatività giovanile? No, in realtà va sostenuto tutto, sia la parte che è dirompente e rivoluzionaria, sia la parte che in qualche modo si armonizza già con le regole e il vivere sociale. Va sostenuto tutto, perché ogni generazione è portatrice di una originalità e di una capacità espressiva che rappresenta poi l'essenza per guardare al futuro, anzi per guardare al presente e al futuro. Io sono convinto che innanzitutto è importante anche dare eco a quelle istituzioni, in questo caso il Fondo Sociale Europeo è uno dei quattro canali con i quali riceviamo finanziamenti strutturali dall'Europa, e insieme al FESR, al Fondo per lo Sviluppo Regionale, insieme al Fondo per l'Agricoltura, vi è il Fondo Sociale Europeo che ci porta ad avere ingenti finanziamenti per sostenere i giovani. Li utilizziamo naturalmente per le politiche attive del lavoro, li utilizziamo per l'alternanza scuola-lavoro, per l'istruzione, anzi è importante che l'istruzione oggi torni ad essere protagonista nella nostra vita di comunità. Se io ho aperto le scuole, contrariamente a tante altre regioni, fin dal lunedì, è perché vedevo quasi la percezione che colpevole della pandemia fossero i giovani, che con i loro movimenti acuivano il contagio. E invece tutto questo va assolutamente contrastato e ribaltato. Sono i giovani protagonisti della società, e conseguentemente, se sanno darsi una disciplina, come hanno dimostrato di sapersi fare, noi abbiamo un'emergenza sanitaria, ma abbiamo un'emergenza economica, abbiamo un'emergenza sociale, che è quello di dare ai giovani fiducia nel futuro. Ecco perché attraverso questi fondi noi abbiamo davvero sostenuto politiche di formazione, di istruzione, politiche attive del lavoro, e questo Fondo Sociale Europeo era giusto che diventasse un simbolo a istituzioni che in qualche modo attraverso risorse consentono di sostenere le attività che poi danno ai giovani la possibilità di esprimersi. E il fatto che
tutto questo sia stato legato al Rock Contest, che, lo dicevo prima Irene, quando entrai in Consiglio Comunale a Firenze era il 1990, io ero un giovane consigliere, ma significa 30 anni fa, il Rock Contest, lo ricordo bene, per noi giovani era ciò che volevamo valorizzare, perché l'espressione musicale, la rottura generazionale che significò il rock e la musica, del resto se noi pensiamo anche quella straordinaria rivoluzione di costumi che fu il 68 e tutto ciò che ne seguì, partiva dalla musica, intorno ai Beatles e intorno a quello che poteva essere un nuovo protagonismo giovanile legato alla musica, si creava un modello di società più partecipato, più vissuto, più in grado di esprimere una rivoluzione dei costumi che poi ha contagiato in modo positivo quello che è stato il dinamico evolversi della società. E più, allora... più libertario, meno autoritario. Esatto, diciamo. E questa esperienza di Hong Kong, a cui poi la canzone degli Anders è dedicata, è bellissima perché trovi una realtà, quella di Hong Kong, io... Ricordo bene quando ci sono stato, quando ho avuto modo di partecipare a convegni e quindi essere lì per qualche giorno, in cui ti trovavi davvero lo spicchio di una civiltà evoluta rispetto a quello che era il massimalismo a cui ti condannava la realtà cinese. È evidente che nel momento in cui motivi anche geografici, geopolitici hanno portato Hong Kong con la Cina, tutta una generazione che era protagonista di quella stagione si è trovata soffocata. È un po' la Firenze degli ordinamenti di giustizia della fine del 200 che compie sul piano della partecipazione, della democrazia, del mettere da una parte i ceti dominanti legati al feudalesimo di allora a quello che invece era un nuovo protagonista che in questo caso una città viva come era Firenze voleva esprimere. Ecco, a Hong Kong il fatto di dover soffocare queste istanze giovanili richiamato una solidarietà e un senso di partecipazione da tutto il mondo, quindi bellissimo il premio, bellissima l'immagine che si lega agli Anders e viva i giovani che sanno esprimere creatività. Il premio del Fondo Sociale Europeo del Rock Contest di Controradio l'anno scorso è stato vinto da Toru, che poi dopo aver vinto questo premio ha fatto subito molto parlare di sé. C'è un video di Controradio, guardiamolo insieme. Ciao, sono Toru e sono qui a raccontarvi un po' quello che ho realizzato grazie al premio vinto qualche mese fa nell'edizione 2019 del Rock Contest, ovvero il premio Fondo Sociale Europeo Giovani Sì Toscana in collaborazione ovviamente con Rock Contest e Controradio del valore di 3.000 euro. Cosa ho combinato con quei famosi 3.000 euro? Ecco, intanto banalmente sono riuscito finalmente a stampare le copie del mio primo album Domani, uscito il 28 febbraio scorso per Palpdischi. Ho realizzato il merchandising, magliette, borse e anche la realizzazione di un videoclip che uscirà nei prossimi mesi. Ma non soltanto questo, anche appunto cose meno visibili come l'ufficio stampa oppure materiale acquistato per l'allestimento di una sala prove, tutte cose comunque fondamentali per un musicista. Questo per dirvi cosa. E intanto ragazzi, a prescindere dai premi, fate il Rock Contest perché è un'esperienza molto bella che ti mette a contatto con sia detti lavori che musicisti ottimi e che possono darti appunto un motivo di crescita nel tuo percorso. E anche perché può capitare che come me veniate aiutati da persone che credono nella musica e danno la possibilità di fare passi avanti a chi appunto come me cerca di trovare un suo spazio in questo ambiente. Quindi che dirvi di più, fate il Rock Contest e viva le belle situazioni come queste, ci vediamo in giro, a presto. Sante parole quelle di Toru, un vecchissimo musicista, Franco Cerri, lo diceva 50 anni fa, gli artisti vanno sostenuti, gli artisti devono avere la libertà di pensare, di stare fermi. Hemingway diceva, chi lo spiega a mia moglie quando guardo un tramonto sto lavorando? Questo è l'artista, no Irene? È l'importanza di essere qualcosa di vitale per la società. Sì, è proprio un'esigenza, no? Quella di esprimersi, è proprio una cosa che ti riempie la giornata, ma anche proprio che ti fa sentire utile, che alla fine questa domanda viene a tutti, no? Magari ci sono dei giovani che non gli viene subito, ma a una certa età poi arriva, ma io a che servo? Ma io perché mi voglio esprimere o cosa so fare per anche, non solo per te, ma proprio per la collettività? E questo
ti viene in un periodo come questo? Io che ero uscita appena da Sanremo quando hanno chiuso tutto, mi sono messa a condividere tantissime cose con i miei fan, con le persone che mi seguono anche sui social, eccetera, proprio perché mi facevano sentire che servivo a qualcuno che magari era anche triste come me, e nello stesso tempo anche loro hanno dato tanta compagnia a me, cioè mi davano come una voglia di condividere, di essere insieme su anche una barca un po' diciamo bucata, che però appunto tutti quanti ci siamo resi conto con questa pandemia di quanto invece il mondo è tutto legato, che tutti siamo legati dalle piccole cose veramente, come riempire le giornate, alle più grandi, e anche l'opportunità ci dà di veramente di riflettere su come può essere un mondo futuro. A me mi viene in mente spesso una rivoluzionaria, una ragazza, la Greta Thunberg, spesso in queste situazioni, cioè come a volte una persona anche sola che cambia idea e che ha una sua forza possa davvero anche aiutare il mondo a cambiare. Quindi viva i giovani, davvero, quelli che hanno da dire qualcosa, ditela, partecipate alle situazioni che vi fanno alzare la voce. Gaia, prima ti ho chiesto appunto se abbiamo paura della libertà dei giovani. Non è che noi tante volte, come dire, vorremmo sentire i giovani vivaci, ma dire quello che ci piacerebbe sentirci dire. Forse noi a 15-16 anni tutte queste domande però non ce le facevamo, non lo so. Infatti mi viene da pensare, ma io cosa avrei voluto dire a 20 anni? Ma io ho detto tante bischerate a 20 anni, però c'è stata una condizione fondamentale non trascurabile, che ho sempre avuto qualcuno lì nei paraggi che queste bischerate le ha ascoltate. Ho avuto un diritto all'ascolto, all'essere accolta, che mi ha permesso anche di dire delle sciocchezze immani e forse delle cose parzialmente illuminanti. E questo secondo me non è trascurabile. Spesso, io sono mamma di 2 bambini, spesso le persone anziane dicono sono loro i veri milioni, eccoli i milioni veri, questi sono la nostra eredità. E mi verrebbe a dire, ma siamo sicuri siano la nostra eredità? Forse dovremmo imparare a capire qual è la loro eredità, cioè quella che loro potranno sfruttare, vivere e godere appieno, perché forse questa è una funzione che ci ricentra non soltanto come mamme, babbi, ma anche proprio come esseri umani. E poi evviva Iddio, la libertà d'espressione, la creatività, anche sta cosa è la creatività. La creatività è un bene primario, in un'emergenza c'è un'emergenza, c'è un bisogno di creatività, e non lo si ha soltanto nella composizione di una canzone o di un nuovo manoscritto, ma lo si ha nel cercare delle soluzioni alternative. È stata fortemente creativa la maestra dei miei figlioli, ha detto la palestra l'ha chiusa, non c'è problemi, bambini, sciarpe, si va in giardino, a muovere su un pochino. Questo è essere creativi, è riuscire a capire che c'è una soluzione da trovare con degli strumenti che mancano. Ecco, penso sia questo. Gaianandi, grazie anche a te. Presidente, giovani sì, lo citavamo prima, è stato un, come dire, un progetto, un'esperienza virtuosa di politiche giovanili nazionali molto importante in questi anni. Ecco, come è possibile aiutare altri giovani ad esprimere le loro idee, ad essere ascoltati, a poter incidere sul presente, sul futuro, come prima citava Irene Grandi? Ma giovani sì è un'esperienza che ha portato più di 100.000 giovani in Toscana ad avere dei risultati, sia come supporto per quello che è l'orientamento nel lavoro, sia per esperienze di vero e proprio lavoro con i tirocini che hanno avuto, se non vado errato, più di 40.000 tirocini nell'ultimo periodo, con il servizio civile, altra grande bellissima esperienza, con l'aiuto per l'alloggio, perché l'autonomia e l'identità passa molto anche sul rendersi liberi dalla famiglia per poter avere il proprio alloggio e con questo costruire un percorso di studio, di lavoro. Insomma, è stato quel progetto che ha consentito ai giovani, secondo l'hashtag Siate Presenti, di essere non solo considerati il futuro della società, come tante volte giustamente noi diciamo, accompagnando pieni d'affetto, quasi un'espressione di dire tanto voi sarete il futuro, ora state lì a guardare cosa facciamo noi, ma a essere il presente. Siete presenti significa
renderli autenticamente integrati e in grado di dare un loro contributo nella società di oggi. E io sono convinto che proprio attraverso Giovani Sì e tanti progetti mirati che hanno avuto il sostegno del Fondo Sociale Europeo dobbiamo continuare su questa strada. Poi in realtà dei giovani noi dobbiamo cogliere anche quello che è non solo una vocazione alla creatività, ma anche la concretezza di voler essere parte del mondo del lavoro di oggi. Quindi penso ad esempio alla dimensione delle start-up, che è così diffusa a livello europeo, ma che in Italia spesso è un'espressione nominale. Quante cose possono dare sul piano dell'intrapresa e quindi del ruolo nel mondo del lavoro la creatività, la freschezza mentale dei giovani. E su questo all'estero ci si scommette. Io ricordo una bellissima call che mi ha aiutato a organizzare qualche mese fa Bernard Dica, che poi ho voluto come consigliere speciale per i Giovani Sì, quando avevo 30 ragazzi italiani, età dai 25 ai 30 anni, che già avevano ruoli fondamentali a Parigi, a Berlino, a Dubai, e dice riportiamoli in Italia, prendono già più di 10.000 euro al mese di stipendio, cosa riporti in Italia? Ma sono realtà in cui attraverso gli incubatori hanno generato dei know-how che poi hanno un valore economico sia in processi, nelle banche, nelle imprese, sia per vere e proprie idee su cui sono state costruite delle imprese. Ecco, magari quella generazione nel momento in cui poni un appello non è quella che ritorna in Italia perché hanno trovato la loro affermazione in questo mondo globale, ma aiuta per fare in Italia quello che non c'era e che ha costretto loro a essere in giro per il mondo. E infatti, chiaro, prossime azioni in materia di politiche giovanili? Ma sicuramente noi, ripeto, attraverso l'azione dei Giovani Sì svilupperemo formazione professionale specifica per i giovani, sostegno a quello che è la loro possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro, le politiche delle start-up e una capacità attraverso diciamo, il sostegno all'imprenditorialità giovanile, alla cooperazione giovanile e a quella femminile, perché il grande soggetto protagonista che fa evolvere la società è il ruolo della donna nel contesto della società, per poter avere nel contesto appunto del Fondo Sociale Europeo quei finanziamenti per poter dare un segno concreto, dare un segno compiuto di sostegno ai giovani. Poi c'è tutto il mondo della scuola e ci porterebbe lontano calibrare l'istruzione non in senso astratto, ma quello che poi consento ai giovani usciti da scuola ad avere un ruolo immediato. Presidente, noi adesso lasciamo il palco per permettere un cambio di palco, perché poi tra un po' sentiremo anche Yandex finalmente suonare e ci sarà la premiazione. Prima però vedremo un video, Il talento è un bene comune, appunto un video Giovani Sì molto emozionale, molto bello, molto ben fatto. E con lei ci sarà la nostra Giustina Terenzi, che è con Giuseppe Barone, con Marco Imponente, che saluto e ringrazio, l'anima del Rock Contest anche di questa edizione, per la premiazione, per quello che riguarda il premio del Fondo Sociale Europeo Giovani Sì del Rock Contest. Grazie ad Irene Grandi, grazie a Gaia Nanni per essere stata con noi. Grazie. Il video, Il talento è un bene comune, e poi con Giustina Terenzi la premiazione degli Andes. Silenzio, vuoto e abbandono sono sensazioni che ci hanno accompagnati per troppo tempo. La paura che non avremmo più accolto un sorriso e nessuna voce sarebbe arrivata ad infrangere il silenzio. Perché solo in questo troviamo il nostro senso, nel coltivare bontà e gentilezza, nel plasmare il cuore e la tecnica, nel custodire il talento ed esaltare l'intelligenza. Il desiderio di ogni luogo è di essere abitato, perché ciascuno di noi vive soltanto il tempo che gli è dedicato. Abbiamo bisogno di sentirci utili per continuare ad esistere, dei sogni dei giovani e delle loro aspirazioni, della passione e della fantasia, di chi non ha paura di affacciarsi al cambiamento, con rinnovata forza e speranza nel domani.
Giovani sì, il talento è un bene comune. Innanzitutto grazie al talk, grazie a Raffaele Palumbo, agli ospiti Irene Grandi, Gaia Nanni, al presidente Gianni naturalmente. Siamo arrivati al momento della premiazione degli Unders tra i 30 selezionati all'ultima edizione del Rock Contest, la Computer Age Edition che, come si diceva prima, appunto è stata un'edizione particolare, strana, ma un'avventura bellissima, nuova anche per Controradio, ma devo dire insomma che ci ha dato molta soddisfazione anche perché i 30 gruppi, tra questi anche gli Unders, hanno avuto una grandissima visibilità, insomma sono entrati, si diceva prima, anche nelle camerette di migliaia di persone che hanno avuto modo di ascoltare i loro progetti, la loro musica, i loro brani. E come ogni anno Rock Contest ha dei premi molto importanti, uno dei più ambiti, bisogna dirlo, è il Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, e quest'anno lo hanno vinto, meritatamente peraltro, gli Unders. Io sono qua con Beniamino, che è anche la voce, e intanto ancora complimenti ragazzi. Grazie mille. Un quartetto fiorentino, voi siete nati peraltro recentemente, proprio all'inizio della pandemia, no? Sì, quindi in primavera ci siamo formati. E poi abbiamo colto l'occasione del Rock Contest per presentare i nostri primi brani. È andata molto bene, direi. Tra l'altro, insomma, non vediamo l'ora di vedervi da vivo, perché gli Unders propongono un rock proprio duro, ruvido. L'abbiamo definito, insomma, le etichette non ci piacciono, ma così tanto per dare un po' un'idea, post-hardcore. Quindi roba bella pesante, cantata in italiano, con testi molto profondi, assolutamente attuali, come il brano Joshua. Mi sento al sicuro qui, che, come appunto diceva prima il presidente Gianni, è un testo assolutamente attuale, quindi legato al mondo dei giovani, perché Joshua Wong è un politico, un attivista, è giovanissimo, un vostro coetaneo. Al tempo stesso, oltre ad essere un testo contemporaneo, è una sorta di esortazione che voi rivolgete ai vostri coetanei. Sì, Joshua appunto è un attivista di Hong Kong, che quindi lotta per i suoi diritti in quella parte di mondo. Però a noi piaceva come figura anche in relazione al nostro mondo, quindi in Europa, in Italia e in generale, perché magari abbiamo situazioni critiche rispetto ai nostri diritti, limitanti, meno esplicite, ma lo stesso gravi, e quindi l'idea, no, di poterci magari riferire a alcuni esempi per riprendere un po' in mano il desiderio, la voglia di partecipare, creare comunità, manifestare, protestare, penso sia davvero una delle cose principali per la nostra generazione, e non soltanto come un atto, diciamo, morale, ma proprio anche psicologico, di benessere, di voglia di riprendere un po' in mano i nostri destini. Senti, una domanda che ti voglio fare, abbiamo visto prima anche il video di Toru, ha fatto un sacco di cose con questo premio che ha vinto appunto l'anno prima di voi. Voi che cosa avete in ballo, cosa farete per la vostra band e per il vostro gruppo con questo premio così importante? No, è davvero una somma considerevole . E già abbiamo alcuni brani in cantiere, quindi l'idea è di continuare a registrarli, di farli uscire e promuoverli, e quindi portare anche avanti un po' questi discorsi di ribellione e di disobbedienza certo, quando nei casi in cui ci sembra necessario. Tra l'altro alla fine della premiazione li sentiremo soprattutto gli Unders con due brani, uno è appunto Joshua e poi un'altra canzone. Che cosa ci fate ascoltare? Le migliori menti, che parla di intrattenimento, sì, che è un altro tema centrale. Allora io invito nuovamente il presidente Eugenio Gianni per la premiazione, vi consegna il premio, eccolo. Ma io vorrei che venisse anche Irene Grandi, perché con lei, Irene, vieni. L'auspicio è, ragazzi, avete vinto una selezione di 30 gruppi, prestigiosa, ma l'auspicio migliore è che possiate avere un po' di quella fortuna e del successo che ha avuto questa signora qua. Irene ha partecipato al Rock Contest. Da porta fortuna oggi sono qua. Pensa, io ho partecipato anch'io al Rock Contest, ha partecipato poi anche la generazione successiva, perché il figlio di mio fratello ha un gruppo a cui e hanno partecipato e hanno vinto al Rock Contest. Io invece non l'ho vinto, quindi avete grandi, grandi possibilità. Grazie. Complimenti davvero. Grazie. Andiamo.
bellissimo anche a me, mi ha colpito molto il vostro testo, è veramente bella questa idea che insieme, che il gruppo di persone che hanno un ideale sono molto più forti di una persona che da sola può solo guardare il mondo e non lo può cambiare, quindi complimenti. Grazie ancora. Grazie agli Anders, davvero. Ci sta anche un piccolo applauso. A Gaia non gli dico di venire su, perché in realtà quello che è il simbolo di questa iniziativa, io pensavo fosse Gaia, guardate come gli assomiglia. È vero, c'è una certa somiglianza con l'immagine che abbiamo selezionato quest'anno per il Rock Contest, che peraltro insomma è di un illustratore molto bravo che si chiama Alessandro Baronciani, è uno dei più quotati in Italia, e quest'anno ci ha regalato effettivamente una sorta di Gaia Nanni in versione indiana, quindi senza volerlo ti abbiamo omaggiato. Grazie ancora, grazie. Tra poco il live. Grazie allora a Irene Grandi, grazie al presidente Eugenio Giani, grazie ancora, grazie al Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, è una bellissima opportunità, veramente sfruttatela nel migliore dei modi, poi Controradio è sempre lì per voi, non appena si potrà tornare nei nostri studi, quindi interviste, live, noi siamo lì apposta per voi, vi seguiremo comunque anche insomma nei prossimi mesi. Quindi grazie a te, grazie agli Anders che adesso suoneranno dal vivo per noi. Grazie. Parla di alterazioni cerebrali davanti ad uno schermo. Le immagini si dissolvono una nell'altra senza interruzione. È ora di andare in fabbrica metallica e culturale per la produzione di un mondo migliore. Sì, finalmente è uscita anche in Italia su Tinder, Grindr, Litter, Glitter. Ho scritto sul mio profilo Netflix con due cuoricini e una pistola. Le migliori menti, diceva Kate, trasformiamoci in animali selvaggi. Una continua fottuta distrazione, come se non bastasse l'assenza del nemico, con la sorveglianza globale. L'impossibilità stessa di un finale alternativo. Lo sai che ti farà del male, ma lanciati dall'alto. Felicità come atto di disobbedienza. Perché ci manca l'autodisciplina. Non corriamo in fila unita e compatta, ma inseguiamo sempre il sogno e il successo in espansione virale. Le infinite possibilità low cost di cibo, città, lavori, uomini e donne, che in fondo è un gesto di vero amore, quello di un impegno relativo. Ma mi fa incazzare vederti in questo stato, perché è cambiata la lotta per la sopravvivenza. Come cambia la pubblicità o la tua dipendenza? L'unico errore è che la stiamo perdendo lentamente, dissanguandoci e con troppa attenzione ai dettagli. Come se la soluzione ad un problema globale potesse essere una terapia individuale. Che illusione! Io voglio di una felicità come atto di disobbedienza. Trasformiamoci in animali selvaggi. Io sto male, tu come stai? Le nostre insonnie civili in attesa di una premiazione.
felicità come atto di disobbedienza. Grazie.